State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Vabbè, dai, parliamo di gossip. Parliamo di gossip perché c'è un super ospite in questo momento all'interno del nostro programma. Ma basta parlare di gossip, basta, non se ne può più. Gossip. Parliamo di gossip, dai, quello più bollente dell'estate. Così bollente che continua ad emozionare ancora adesso. Non lo voglio sentire più, basta con queste storie. Pippo, dai, non fare così. Alla fine lui è sempre un ex interista. È anche merito suo se siamo entrati nella storia, se abbiamo vinto il triplete. Ho capito, ma è storia vecchia. Ormai noi abbiamo Alvarez, Pereira, Coutinho, sta gente qua. Pensa che ieri ha segnato, è andato dal portiere e ha fatto qua. E invece storia nuovissima, perché ci sono sviluppi. Pare che Mario Balotelli abbia chiesto? Ascoltate, Roni, io non chiedo mai niente a nessuno, è chiaro? Ma cosa fa Super Mario? Ci spia? Sì, è figa, la spia è quella dell'aria che ti staccano sulla barella quando sei ricoverata all'ospedale in rianimazione dopo tutte quelle legnate che ti ho dato, figa. Vabbè, dai. Smettetela allora di farvi i cazzi miei, o no, avete capito? Addirittura, che cattiveria, è proprio nervoso Super Mario oggi. Ascolta tu, pagliaccio, voglio vedere te, figa, se la tua donna sfila col pancione così davanti a tutti che poi la gente pensa che è grassa. Ma no, mica ci vado con quelle grasse, figa. Non ma è che figura ci faccio io? Allora Mario, innanzitutto, quale tua donna? L'avevi scaricata? Lo sanno tutti, gli hai chiesto pure il test del DNA ma o no? Dai, figa, solo 3-4 orge qua e là, cioè 5-6 pornostar, dai, un paio di escort di lusso, cioè cosa vuoi che sia? Non mi pare niente di grave, mica l'ho scaricata. Insomma, il test del DNA è mica poco. Io non capisco perché si sono arrabbiati tutti con sta storia qua. Cioè io pensavo che il test del DNA era un gioco che stava sulla settimana di Gbini. Cioè tipo il sudoku, quelle robe dove si suda, oppure il rebus, quello dove si ruba, dai. Non ci credo che è arrivato a questi livelli, non ci credo. Che poi tanto lei non ha neanche voluto fare, figa. Allora io mi sono messo a giocare alla Play, e che se lei non vuole fare il test con me, poi si lamenta che gioco sempre alla Play. E a me piacciono tanto i test. Cioè io li faccio sempre, figa, anche quando uscivo da scuola sotto l'ombrellone. Non fa il bimbo, eh. Tipo che animale sei, oppure quanto sei cattivo, e poi quello mio preferito. Dai. E qual è il preferito? E sei pronto a diventare il giocatore più forte del mondo come lo sei sempre stato? Immaginiamo la risposta, dai. E la risposta è sì, figa. Vabbè, Mario, ti vedo molto contento, come raramente ti capita, quindi mi piace salutarti così. La prossima volta approfondiamo sto discorso della Fico, eh. Ma cosa vuoi approfondire? Cosa vuoi approfondire? Approfondisco solo io, mica mi fai incazzare, adesso ti lancio addosso la Lambo. Vai Lamborghini. Era così per dire, calmo. Allora approfondisci a casa tua, magari mentre guardi Sky. Grazie Mario, ciao, grazie. Grazie anch'io, io non devo dire grazie a nessuno, mica vengo lì ti spacco le gambe. M2O